Io i magistrati con cui ho iniziato a lavorare, io li ho visti morire. Io Falcone l'ho visto morire all'ospedale dopo la strage di Carrage. E quando sono arrivato era appena aspirato, e vi prego di prenderlo, e saranno pubblicate delle foto. È incazzato nero. Io non ho mai visto il volto di Falcone così espressivo. Come quando l'ho visto sul letto della rianimazione dove era morto. Paolo Borsellino è uscito con la sigaretta, ha acceso la sigaretta in sala di rianimazione. E appena uscito fuori, nel momento spegne la sigaretta, lui istintivamente ne ha preso un'altra e le ha accese, fumava due sigarette. E non aveva nemmeno la forza di piangere. E nella barella accanto c'era Francesca Morvillo, la moglie di Giovanni Falcone. Per non farla soffrire hanno deciso di amputargliela, però aveva lesioni interne in tutte le parti del corpo, non potevano fare una anestesia generale e hanno fatto una specie di anestesia locale a qualche punto di lei e lei ha sentito quel taglio di quella gamba che gli ho visto amputare e dopo il taglio di quella gamba è morta. Io ho visto morire uno che per me è stato uno dei migliori magistrati che ho conosciuto nella mia vita. Non me ne vorrete se vi dico che Francesca Morvillo era meglio di Giovanni Falcone. Io avevo una grande ispirazione per questa donna che era stato l'angelo custode della mia vita, che aveva dato a Giovanni Falcone i migliori consigli. Una donna che mi ha insegnato una lezione di vita che io mi porto e mi porterò alla tomba. Mi ha insegnato la cosa più importante che può essere insegnato a me, ha insegnato che quando c'è un grande uomo accanto c'è sempre una grande donna. E quella donna era la donna magistrato che si sacrificava per il marito, che non compariva, che dava consigli con marito, che si scontrava con Giovanni Falcone quando non condivideva certe cose che Giovanni Falcone ha fatto e che non avrebbe voluto fare. Che bisogna anche dire queste cose. Una donna che quando mi ha conosciuto gli ero di un antipatico che voi manco vi immaginate. E mi ricordo Falcone preso col suo computer con la passione di informatica che mi dava a casa dove continuavamo a lavorare con l'ufficio, la moglie questo non lo tollerava. Ma quello gli stavo preparando questa cosa. Finché una volta parlando di un processo io avevo letto nel computer di Falcone una richiesta di cattura della moglie, che era magistrato sostituto procuratore. E a questo punto, siccome Falcone probabilmente mi aveva dato il dischetto ma non l'aveva letta, io intervenni nel loro dialogo dicendo a Falcone no, ma in effetti sua moglie ha già fatto un caso di una bancarotta fraudolenta, un problema finanziario. E in effetti se, ricordo era un problema di un imprenditore che contestava di non essere imprenditore perché l'imprenditore era la moglie, quindi lui non poteva far lì, quindi non poteva essere imputato di bancarotta fraudolenta, perché il bancarotta fraudolenta era letto proprio. E io ricordai di aver letto in quella cosa della moglie una sentenza della Cassazione che diceva che quando si contestava lo status di imprenditore veniva meno l'indizio principale per poter essere soggetto passivo dell'imputazione di bancarotta fraudolenta. E quando io a tavola cito a Falcone la sentenza che aveva citato la moglie, dimostra di aver letto e apprezzato il suo documento elettronico, mi ero letto tutto, questa la guarda ed è cambiata da così a così. Da allora è nato un rapporto così bello con Francesca Morvillo e io ho concepito una figlia subito dopo, che è nata a marzo del 1993, che compirà tra qualche giorno 18 anni. Quindi fate il calcolo quando è stata concepita la strage del 23 maggio del 1992. Io mia figlia l'ho chiamata Francesca. Mi ricordo di questa grande donna, che era una grande donna, che era un grande magistrato. E di cui io voglio parlare proprio perché non voglio fare questa retorica, però hai Falcone così.
parla tanto, mi parlare di quello che è la dignità e il ruolo delle donne magistrate, delle tante donne magistrate che lavorano in silenzio, che fanno il loro lavoro di madri, di mogli, di giudici. E una di queste è mia moglie. E credetemi, è uno dei pochi magistrati di cui mi sono follemente innamorato. Dopo Francesca Montico, anche se quello era un amore veramente diverso, era una grande stima, una grande venerazione. E queste persone mi hanno insegnato le cose più grandi e le cose più semplici che fanno parte della professionalità di un investigatore. Queste persone mi hanno insegnato il grande rispetto che bisogna avere per l'indagato, per l'imputato, per il condannato. Perché la condanna non è persecuzione del colpevole, non è violenza, non è cattiveria. Il carcere non è tortura. Perché in un ordinamento civile e democratico il carcere serve per rieducare il condannato e per farlo riflettere, non per torturarlo. E la mia principale scommessa è quella di fare laureare in giurisprudenza un ragazzo che sto seguendo, il figlio di un mafioso, che con il mio lavoro è stato condannato all'ergastolo, che sta espiando l'ergastolo. E questo ragazzo mi ha scritto una lettera, ha capito gli errori del padre e ha capito che dalla mafia si esce solo morti o col carcere a vita. Ha scritto una lettera bellissima. Mi ha detto che lui vuole diventare un magistrato. E io lo sto aiutando a diventare un magistrato. Questo ragazzo mi accompagna e mi segue addirittura alle mie lezioni che tengo all'Università di Tor Vergata a Roma. E io farò in modo che questo ragazzo si laurei e questo ragazzo vinca il concorso di magistratura. Perché il giorno in cui il figlio di un mafioso avrà vinto il concorso di magistratura e indosserà la toga da magistrato e giurerà fedeltà alla Repubblica e una cosciente sottomissione alla legge dello Stato, sarà la più grande vittoria dello Stato e della democrazia nei confronti della mafia, più di quanto può valere il carcere del 41 bis che il padre sta giustamente scontando. Questa è la grande dignità della cultura, della civiltà, della democrazia, del rispetto dell'essere umano. Noi non dobbiamo essere come i mafiosi, che non hanno rispetto per la vita. Noi dobbiamo avere rispetto per la vita. E questo ci consente di poter fare la voce grossa, a una sola condizione, però. A una sola condizione. Che la legge sia uguale per tutti.